Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto quelle che sono le impressioni dopo aver testato Mbappé Foot Birthday nell'ultima Weekend League. E vi preannuncio che questa carta mi ha sorpreso piacevolmente. Non mi aspettavo di ritrovarmi di fronte a un giocatore che aveva ricevuto un upgrade così significativo. E l'ho utilizzato da punta in un attacco a due e devo dire la verità che il 5 piede debole per questo ruolo secondo me fa la differenza e lo vado anche a preferire a Mbappé e Toti. Se invece dobbiamo andarlo ad utilizzare in una zona di fascia oppure COS, COD eccetera eccetera, preferirei ancora Mbappé e Toti perché risulta avere un quid in più, mi sembra più adatto per fare quel ruolo. Per quelli che insomma non lo sapessero, questa versione di Mbappé ha ricevuto un aumento per quanto riguarda il piede debole, difatti ha 5 piede debole ed è questo che lo rende appunto adattissimo a giocare da punta, in quanto quest'anno il meta è cercare di smarcarsi in maniera molto rapida, destro-sinistro, ci vuole imprevedibilità e poi calciare in rete. Per quanto riguarda la velocità, insomma, non andiamo a commentare nulla, è esattamente quello che appare, velocissimo, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo fatto con quello speed boost che vi ho fatto vedere nel tutorial qualche giorno fa, veramente, veramente molto valido. Per quanto riguarda la finalizzazione, anche qui mi sono trovato veramente da Dio, anche se una piccola parolina qui la devo spendere, perché mi è capitato spesso e volentieri di ritrovarmi sul sinistro e il 5 piede debole, attenzione, per quanto mi riguarda si sente, ma si sente meno rispetto ad altri giocatori. Mi è sembrato che quando andasse a calciare di sinistro non riuscisse ad esprimere tutta la potenza tiro che ha, e anche, questa però è una cosa che un po' tutti i footbird hanno dimostrato, il fatto che spesso e volentieri piuttosto che calciare col sinistro cercano di calciare ad esterno col destro. Questo è un peccato, perché una volta che tu sei lì sul sinistro andrebbe sfruttato in maniera tale da poter dare anche una conclusione differente. E a tal proposito, infatti, il video è anche un confronto con Butragueño Prime Moments, che è una carta che io amo e ho anche ripreso, non per demeriti di questo Mbappé, ma perché avevo bisogno dei crediti per riprendere Manettoti al posto di Maximen, che ho un po' bocciato alla fine. Quindi questa è stata la cosa che ho notato. Poi, per quanto riguarda il tiro, mi è anche capitato che spesso e volentieri facesse dei gol impossibili mentre sotto porta andava a prendere dei pali un pochino che per una carta che avevo pagato all'epoca 4 milioni e 3, poi scesa e poi risalita, comunque adesso sta su quel prezzo, non è che mi abbia proprio fatto contento, però non gli si può dire assolutamente nulla. Questa carta ha anche il finesse, difatti mi sono divertito anche a fare dei bei tiri a giro, soprattutto post dragback, e veramente, devo dire la verità, notevole, assolutamente notevole. Per quanto riguarda i passaggi, mi è stato anche abbastanza decisivo in fase di appunto assistenza, perché io lo giocando in un attacco a due lo faccio ne faccio un utilizzo con istruzione fai salire la squadra, quindi spesso viene a prendere palle e servire l'altra punta, e devo dire la verità che lui e Dalglish scambiavano bene. Certo, un po' il passaggio lungo si fa sentire, ma la volta che vai a lanciare col triangolo con sto Mbappé è veramente rara, perché insomma il suo obiettivo è quello di ricevere palle in aria, girarsi, finte rapidamente e calciare. Per quanto riguarda agilità, equilibrio e reattività, anche qui parametri assolutamente al top, si gira bene, veloce, rapido, ma piccolo ma, con i dragback non mi dà quella rapidità che per esempio mi dà un Messi, mi dà un Butragueño, mi dà un Dalglish. Quelli per me fanno i dragback ancora più veloci, e per me questa è una cosa che alla fine ha anche un po' influito sul fatto di decidere di tornare al buon Butragueño. Vabbè, poi per quanto riguarda controllo palla eccetera, assolutamente veritiero, soprattutto quando fai tutti quei movimenti con l'analogico sinistro, la palla gli rimane attaccata al piede, non vuole sapere niente, vince anche un sacco di rimpalli anche grazie alla freddezza. Per quanto riguarda le statistiche di fisico, direi che non c'è niente da dire. La grossa differenza che ho notato dunque tra questo Mbappé e il buon Butragueño per esempio è proprio quella che vi ho detto in precedenza, che rispetto ad una carta che ha 5 piede debole tra virgolette classica, questi Foot Birthday il 5 piede debole spesso e volentieri non lo vanno a cercare, e quando lo trovano
Non lo so, mi sembra che alle volte lasci un po' a desiderare. Butragueño, ad esempio, c'ha un 5 piede debole che è meglio del destro praticamente, il sinistro del Butra, in tutte le forme, sia davanti alla porta che nei tiri a giro, eccetera, eccetera, eccetera. E poi vi dicevo che appunto sto Butragueño è ancora più agile, fa i dragback in una maniera devastante ed è veramente palla al piede una saetta, fa ammattire le difese. Motivo per il quale tra i due, anche in termini di prezzo, io vi consiglio di andare più sul Butra, perché è anche un icon che è facilmente linkabile e vi permette di andare a risparmiare 2 milioni di crediti che magari potete andare a buttare da un'altra parte, ma non solo con Butragueño. Per esempio, io continuo a preferire a questo Mbappé, anche per esempio un Messi Toti che costa meno e fa il bello e il cattivo tempo, perché quel Messi Toti ha 4 piedi deboli, ma fidatevi, è come se fosse un 5. Io l'ho provato ed è pazzesco. Quindi, questo è quello che diciamo penso di questo Mbappé, anche confrontato con quelli che sono i giocatori che ho utilizzato prima. Devo dire la verità, sicuramente è promosso a pieni voti. La pecca sta nel rapporto qualità-prezzo, perché 4 milioni e dispari sono veramente tanti per una carta che è sì forte, ma comunque non è che vi fa così tanto la differenza rispetto ad un altro giocatore. Quindi questo è quanto per la review di Mbappé, io vi saluto, ci vediamo su Twitch dalle 12 alle 16 ogni giorno e nulla ragazzi, un salutone, peace.